Ce la farà il settore calzaturiero a risollevarsi? Difficile dirlo, nonostante questo MICAM sia andato bene. I numeri fino alla fine sono sempre un po' fluttuanti, però già qualcuno parla di un 50% in più di visitatori da confermare e almeno di un 15% in più di commesse. Certo è una ventata positiva questa in considerazione del fatto che nel 2016 si sono perse nelle Marche 101 aziende e oltre 800 posti di lavoro. Gli imprenditori calzaturieri sono arrivati al MICAM indeboliti da fattori che incidono negativamente sul distretto, ma la caparbietà data dalla passione per il lavoro, caratteristica dei calzaturieri marchigiani, premia. Fondamentale però in un momento delicato come questo è il sostegno delle istituzioni. Vedere tutti questi ragazzi che stanno qui, che guardano, che imparano, che vedono insomma quello che significa la nostra calzatura, cioè il nostro prodotto, quello che ha caratterizzato e che ha fatto crescere il nostro territorio, è veramente un'immagine che apre il cuore e che in qualche modo ci dà speranza su un futuro che spero sia un pochino migliore di quello che stiamo vedendo in questi ultimi tempi. E quindi diciamo è un bel auspicio per il nostro territorio, perché ecco appunto vederli qui curiosi e non passivi come magari no, a volte si immaginano, è veramente ecco un bellissimo auspicio per il nostro territorio, e spero che appunto queste risorse non vengano perdute e che anzi vengano in qualche modo valorizzate e perché no rimesse, passatemi il termine, all'interno del settore della produzione di questo settore importante. Sono davanti qui alla scritta Fermo Promuove, che di suo è emblematica. È ottimo il lavoro della Camera di Commercio. Noi siamo qui anche per portare una vicinanza e una testimonianza di sostegno a tutti i nostri operatori, a chi è qui a vendere l'immagine di un'eccellenza e non solo quella, perché poi sembra falsa retorica, ma è vero che si vende l'intero territorio. E Marca Fermana, dopo un anno di difficoltà che ha avuto, sta ripartendo adesso, e come associazione che ha come compito quello di promuovere il territorio e le eccellenze, che ha come soci tutti i comuni, tutte le associazioni di categoria, le scuole e quant'altro, deve e lo sta facendo attivarsi per essere a fianco e anche davanti a chi, oltre ad un'eccellenza come quella che produciamo nel distretto fermano, la calzatura, venda l'intero indotto. Di eccellenze ne abbiamo, si tratta soltanto di dare loro quella giusta veste unitaria affinché la promozione sia più efficace e più facile. Le aziende chiedono di non essere dimenticate dalle istituzioni, chiedono che la manifattura italiana torni a essere al centro dell'agenda politica del Paese. Per le aziende il MICAM rappresenta comunque la piattaforma internazionale più prestigiosa per presentare nuovi prodotti e per consolidare relazioni d'affari. Le positività che c'erano si stanno un po' rispettando, che era l'area dollaro che si è rivalutata del 30%, e un numero di cinesi crescenti, perché risente un po' di uno stimolo a consumi del lusso che avrà impatto principalmente sui marchi del lusso e indirettamente su noi. Un rublo che si è rivalutato del 10% e che quindi, nonostante le sanzioni, ci dà speranza che questo mercato continui. Questo parlo per una fascia alta. Gli Stati Generali e il Made in Italy è un qualche cosa di collegato che io vorrei portare avanti con il contributo di tutti, degli organi istituzionali, della nostra associazione, partendo dal nostro territorio per arrivare a livello nazionale e allargarla alla federazione che abbiamo costituito, che è una cosa importante. Per cui a livello europeo, del Consiglio europeo, far diventare questo argomento un argomento importante, perché abbiamo alle spalle un voto del Parlamento che a 80% ha votato a favore, quindi una questione di farci dire senza nascondersi dietro delle scuse se questo discorso può andare avanti e chi c'è contro e per quale motivo. Questa è un po' la situazione che dobbiamo tutti insieme riprendere, e penso che dare forza alla nostra Presidente nazionale su questo possa essere qualcosa di importante e fatto in una certa maniera.
Siamo piccole aziende dove non possiamo che essere amanti del nostro prodotto, facciamo ricerca nel nostro territorio e soprattutto facciamo comunità tra di noi, ci scambiamo esperienze e tutto il prodotto che facciamo è amore del nostro territorio. Adesso com'è la situazione per le piccole imprese? Oggi le piccole imprese nella globalizzazione purtroppo paga molto perché non riuscendo a fare comunicazione adeguata la gente non sa nemmeno che esistiamo. Noi nel nostro piccolo contesto siamo conosciuti, ma se allarghiamo un po' la visura nessuno sa cosa fa nelle Marche, si sa poca gente, quindi è un problema grande che dobbiamo risolvere immediatamente, a partire anche dalle vie comunicazioni, perché non abbiamo tante strutture, non abbiamo tante cose dove per farci conoscere sia il nostro prodotto che anche la nostra bella regione. Per la nostra associazione, la CNA, il Made In è una battaglia che da anni portiamo avanti. Prima ho portato l'esempio del 2015 quando ad un evento a Monte San Giusto all'Europarlamentare Bonafè abbiamo presentato una proposta di legge dove al di là di tutti i vari parametri, no, per il riconoscimento dell'origine del prodotto, che logicamente tutela la filiera e quindi tutto il mondo artigiano, non solamente il produttore finale, abbiamo anche proposto degli incentivi, dei vantaggi che certifica chi lavora sul territorio deve ricevere a livello statale. Però, come sappiamo, questi sono cavalli di battaglia che la politica prende nel momento pre-votazioni e poi non vengono mai concretizzati. Noi come associazioni ci rendiamo conto che però è un tema troppo importante e non possiamo ancora ragionare sul numero di voti che in Europa riusciamo a strappare e su circostanze che un po' danno alla politica modo di lavarsene le mani. Bisogna, come auspicato anche dal Presidente Ciccola della Confindustria, attivare un tavolo di lavoro a livello sia provinciale come Fermo, Macerata, regionale, ma soprattutto nazionale, perché poi bisogna fare massa critica.